Ieri è uscita una patch rivoluzionaria su FC24, ma che cosa è cambiato realmente? E andiamola a vedere insieme. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri, come ben sapete, è uscita una patch che va a toccare tantissimo il gameplay di FC24, in particolar modo tutti quelli che erano stati i punti principali che la community aveva sottolineato in questo avvio di FC24, che diciamo non erano proprio il massimo. Ovviamente io l'ho provata, l'ho testata lungamente, ho fatto tante partite, per cui oggi voglio fare questo video per chiacchierare un po' insieme a voi di quelli che secondo me sono i cambiamenti principali, di quello che avrebbero potuto fare un poco meglio e soprattutto per sapere qual è la vostra opinione adesso sul gameplay di questo gioco. Partirei innanzitutto da quella che è la situazione relativa ai tiri a giro. Tiri a giro che nella patch si diceva dovevano essere toccati in maniera lieve per quanto riguarda sia il playstyle base che il playstyle plus del Finesse. In realtà questo cambiamento è molto più evidente per coloro che hanno il playstyle base, mentre per quelli che hanno il playstyle plus, diciamo che non è che la situazione è rimasta invariata, però con determinati accorgimenti si segna nella stessa maniera. Quali sono questi accorgimenti? Innanzitutto evitare magari di andare a ricercare delle zolle un po' troppo particolari per andare a scagliare i nostri tiri a giro, perché adesso tipo range molto lontani e soprattutto molto defilati faranno un po' più fatica ad entrare. Io in particolar modo ho la Ansen Trailblazers, che prima dell'aggiornamento era una delle migliori calciatrici di tiro a giro, e in particolar modo in questa partita che state vedendo in sottofondo alla fine andrò a segnarne una roba come 4-5. Perché? Perché l'accorgimento base che potete utilizzare per andare a segnare comunque i vostri tiri a giro è l'utilizzo del timed finishing, la finalizzazione a tempo che si fa schiacciando due volte il tasto del tiro. Ovviamente dovete tenerla però attivata dalle impostazioni di gioco, e quella vi dà un bel boost alle vostre conclusioni. Ho fatto poi anche una serie di tiri timed con la bomba di Centurione che ha il Finesse ma base, e anche con il verde per dire un paio di volte non mi ha beccato manco la porta. Quindi ripeto, una modifica che risulta molto molto più chiara per i giocatori che non hanno il playstyle plus. Per cui a questo punto io vi dico, non statemi a panicare la Ansen, Del Piero, Son, Griezmann, sono giocatori che rimangono assolutamente utilizzabili, semplicemente ci vuole un po' più di attenzione. Su questo punto però onestamente a me ha fatto storcere un po' il naso che si sia andato a toccare, o quantomeno si abbia avuto la premura, l'idea di andare a toccare il tiro a giro, ma non si sia stato fatto nulla per la trivela, che per me è altrettanto forte e anzi probabilmente lo è ancora di più, perché in alcune situazioni la trivela tu non te l'aspetti, basta una sola e poi appunto il tiro d'esterno per essere fregato, mentre il tiro a giro col movimento del portiere bene o male alle volte risultava abbastanza telefonato e si riusciva tranquillamente a neutralizzare. Quindi mi aspettavo anche un cambiamento in tal senso, che purtroppo non è arrivato. Il secondo punto principale riguarda il pressing della CPU a centrocampo, ma comunque in generale un po' la CPU in tutti i reparti difensivi. CPU che a me sembra nettamente depotenziata. Ho giocato in passato la versione PS4, non vorrei addentrarmi con un paragone un po' troppo ardito, però l'impressione che io ho avuto questa mattinata giocando è che sembrava, intanto qua vi beccate un bel verde della Ansen, sembrava quasi di giocare su PS4. Che cosa significa? Che i giocatori in mezzo al campo fanno una gran fatica ad alzarsi in maniera automatica se non switchati, per cui se non li andate a selezionare rimangono un po' fermi, piantati, favorendo la manovra dell'avversario per vie centrali, cosa che ovviamente prima non si riusciva a fare visto che i giocatori si muovevano tutti quanti in maniera impeccabile. Quindi questo potrebbe indubbiamente ridare un po' più di spinta, un po' più di fascino a moduli come il rombo, il 4-3-1-2, quindi questi moduli un po' più stretti che possono favorire scambi centrali che adesso l'avversario potrebbe far fatica a marcare. E a tal proposito occhio, perché magari vi porto proprio un bel video su un rombetto domani qui sul canale. Un'altra cosa che ho notato però per quanto riguarda la
la CPU difensiva e che si era detto che per quanto riguarda le difese a 3 e le difese a 5, gli esterni offensivi avrebbero attaccato con un po' più di decisione, ritornando in difesa in maniera un po' più lenta, quindi esponendo questi moduli a dei rischi maggiori. Ebbene, questo è vero, succede, però lo sto riscontrando anche con delle normalissime difese a 4, dove in questo caso non è l'esterno a rientrare in maniera un po' più lenta, ma il nostro terzino, che quindi risulta un po' più indisciplinato e che ci richiede una maggiore attenzione nell'andarlo a selezionare, tirarlo indietro per evitare che venga colto fuori posizione e che quindi esponga poi la nostra difesa all'andare a selezionare il difensore centrale quando non è richiesto. Quindi attenzione anche a quest'altra fattispecie. Un altro problema che prima succedeva e che purtroppo mi sembra accadere ancora è che gli esterni, ad esempio del modulo come il 4-4-2, in fase difensiva alle volte stringano al centro diventando una sorta di mezze ali e andando a praticamente liberare il fianco alla manovra avversaria sull'esterno, perché ovviamente mancando poi da quella zona lì l'avversario ci può andare a punire proprio dalla fascia. Quindi questo è una cosa che magari potrebbero anche fissare con un live update, una modifica senza che dobbiamo scaricare niente, però attenzione se utilizzate questi moduli qua, perché potreste ritrovarvi in difficoltà per questo motivo senza rendervene conto. Un'altra modifica molto importante riguarda sempre la difesa in particolar modo sul kickoff, il famigerato kickoff che si andava ad eseguire facendo il classico lancio palla dietro palla avanti per l'attaccante che si inseriva. Adesso praticamente risulta molto meno efficace, perché la difesa andrà a coprire in maniera automatica quel movimento lì, quindi anche se noi ci distraiamo, anche se non andiamo a portare il difensore centrale all'indietro, intanto l'Hansen ci delizia con un altro tiro a giro, riusciremo ad avere una marcatura preventiva. E onestamente un po' ci godo, perché soprattutto streamando non potevo distrarmi in secondo sui gol leggendo magari la chat che ci prendevo il kickoff perché non prendevo e portavo il difensore all'indietro. Quindi molto bene sotto questo punto di vista, una cosa che era passata inosservata all'interno delle pitch notes, ma che per fortuna ha portato un cambiamento netto sotto questo punto di vista. Altra cosa molto importante riguarda la corsa controllata, il famigerato sprint con l'R1 o con l'R2 a seconda di come fate voi il tiro a giro, che adesso risulta molto più lento in campo aperto quando vogliamo utilizzarlo meramente per correre, ma rimane tuttora molto efficace quando lo andiamo a fare per cambiare direzione, quindi nello stretto. In particolar modo poi questo cambiamento lo si risente in maniera molto inferiore per quei giocatori che hanno il tecnico plus, mentre l'Hansen ci delizia ancora. Tecnico plus come ad esempio la Bommati, penso magari a Gino Lanzo, ma giocatori di questo tipo, o anche lo stesso Chiesa magari. No, scherzavo, Chiesa ha il rapido, bugia. Comunque, questi giocatori che hanno il playstyle del tecnico fanno molto football lo stesso. Quindi l'unica cosa che è cambiata è la velocità massima nel momento in cui noi andiamo a sprintare con la corsa controllata in campo aperto, volendo un po' tirare dritto per dritto. Adesso invece va utilizzata nello stretto per cambiare direzione e basta. Ultima cosa che io ho trovato fondamentale, mentre siamo a 4 tiri a giro nella stessa partita, con il timed verde come vi dicevo in precedenza da zolle non troppo pericolose, è il movimento del portiere. Movimento del portiere che è stato depotenziato in maniera importante per quanto riguarda il movimento laterale del nostro estremo difensore, che quindi risulta molto più lento, soprattutto nell'andare poi a recuperare la posizione. Quindi se noi muoviamo da sinistra verso destra, la sua posizione naturale andrà a essere recuperata in maniera molto più laboriosa, esponendoci ovviamente a delle conclusioni ad incrociare che prima insomma ci si faceva un po' più con difficoltà, perché sapevamo bene che l'avversario magari poteva muovere il portiere come una trottola sulla linea di porta e in un modo o nell'altro andare a intervenire e recuperare il tiro, anche se aveva sbagliato il lato. È rimasta invece invariata quella che è la velocità nel movimento avanti e indietro del portiere con l'R3, mentre è stata reintrodotta un'altra cosa fondamentale, ovvero il doppio triangolo. Che cosa fa il doppio triangolo per i portieri? Il doppio triangolo per i portieri va praticamente a far alzare il nostro estremo difensore all'altezza del dischetto dell'area di rigore. Quindi questo può tornare molto utile sui calci d'angolo per prevenire colpi di testa, può tornare molto comodo sui cross per evitare l'imbucata centrale, può ritornare molto comodo per andare a prevenire quello che è magari un passaggio al centro dell'esterno verso la punta, e infatti
infatti era una cosa che insomma ci eravamo chiesti per quale motivo avessero rimosso, visto che insomma è una cosa meccanica che era da sempre esistita e non aveva mai dato fastidio a nessuno. Quindi queste secondo me, ragazzi, sono le cose principali che sono state modificate e mi raccomando fatemi sapere nei commenti la vostra. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se effettivamente anche voi avete riscontrato queste migliorie e soprattutto se siete soddisfatti di quanto ha portato questa patch. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, non sono dal vostro Liberoschi e a presto, ciao!